Salve ragazze, questa volta vi voglio parlare dei 5 prodotti low cost da Bioprofumeria. Avevamo già iniziato questo format, ma devo riprenderlo perché vi piaceva tantissimo. Continuate a farmi sapere se vi piace o meno con un like, con un cuoricino e soprattutto fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti. Qui è assolutamente questo. Spero che si vede, è la maschera idratante in tessuto, anzi in cellulosa di Giada Cosmetics. Io su queste maschere ho fatto un video specifico che vi lascio da qualche parte e magari lo andate a vedere e soprattutto ho testato tutto quello che potevo testare. Quindi questa idratante devo dire mi è piaciuta tantissimo, è delicata, idrata realmente, anche se avete la pelle un pochino diciamo sensibile, un po' arrossata, questo va comunque anche a spegnere un po' i rossori, anche se ne esiste una poi lenitiva. E devo dire soprattutto che il profumo è piacevole, la maschera è ben magnata, quindi anche il siero potete poi tamponarlo senza risciacquare e anche senza poi mettere la vostra crema, perché veramente la pelle rimane stra elastica. Altro prodotto che non posso non menzionare in questo periodo, perché ho avuto le labbra distrutte probabilmente l'estate, il caldo, l'acqua eccetera eccetera, è questo stick, questo qui di Dottrauschka. Questo costa 9,90 euro e vale tutti i soldi spesi, intanto perché è molto ceroso e burroso e quindi dura veramente tantissimo, e soprattutto perché mettendo questo la sera e senza riapplicarlo la mattina, e invece applicando la mattina direttamente anche un rossetto opaco o una tinta, le mie labbra sono riuscite comunque a rigenerarsi, quindi evidentemente la sua azione notturna è veramente notevole, anche se devo dire che poi c'è anche diciamo il balsamo labbra, quello proprio nel pottino, ma per me è veramente troppo grasso, magari di inverno. Questo per questo periodo è fantastico. Altro prodotto interessantissimo del periodo che ho anche nella rima inferiore dell'occhio, non so se si nota, forse un pochino di luminoso, sì, si nota, è la matita numero 46 di Puro Bio. Questa fa parte della linea Luxus che è uscita a settembre. Vi lascio il link alla collezione da qualche parte, soprattutto perché ci sono delle chicche molto interessanti. Questa è la matita occhi, aspettate, vediamo se riesco. Eccola qui, ed è praticamente un tortore argento luminoso e metallizzato. A me piace tantissimo proprio da mettere in questa parte qui, perché dà un po' di luminosità senza sparare troppo, senza far quell'effetto platino che a me non piace, e soprattutto è bellissima perché subito a quell'effetto sveglio anche la mattina, insomma molto molto bella, interessante anche nella rima superiore e anche come base ombretto. Devo dire, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Altro prodotto top, ma cambiamo argomento, è il detergente, questo qui delle erbe di Janas. Io non sono riuscita purtroppo a farvi un video specifico sulla loro linea semplice macchia, che però è molto interessante soprattutto per le persone allergiche come me, perché addirittura non mettono né profumo né oli essenziali, e potete nello stesso tempo andare a personalizzarla con degli elisir, con degli idrolati, insomma c'è tutto un mondo su questa linea. Questa volta vi voglio però appunto parlare del detergente che è adatto a tutti i tipi di pelle ed è al mirto, è delicatissimo, rispetta il pH e soprattutto non va a dare pruriti, fastidi, anche appunto come vi dicevo a chi ha la pelle molto molto sensibile e delicata come la mia. Ultimo prodotto, ma non per importanza, è questa qui, la spugna di Cose della Natura. Questa che vedete è la piccolina, la Velvet Sponge, che nasce in realtà come prodotto da make-up. Io di questa vi ho parlato diverse volte e sicuramente vi ho fatto anche un articolo su Effetto Bio, vi mando, magari vi lascio il link sotto se vi volete leggere l'articolo. È comodissima, non inquina, dura tantissimo, e questa volta ve la voglio presentare non soltanto come prodotto appunto da make-up, ma anche come prodotto da rimozione maschere o da detersione. Se non volete spendere troppo, e questa sta intorno ai 5 euro, e volete testare le spugne Cose della Natura proprio per la skin care, optate anche per questa, che alle brutte riciclate come prodotto per il make up, ma devo dire che anche come prodotto appunto da detersione è fantastico.
fantastica. Io la utilizzo, anche se nella versione sia piccola che grande ho a casa, e la utilizzo appunto, come dicevo, con un po' molto bagnata e con un pochino di detergente. Il detergente riuscite a risparmiarne una quantità infinita, perché non si beve il prodotto, anzi lo riesce a far fruttare. Quindi in generale devo dire, questi prodotti di cose della natura sono fantastiche, e questo ha un rapporto qualità e prezzo favoloso. Fatemi sapere appunto se avete provato qualcosa e soprattutto se vi piace il format, e noi ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao!